Dopo il finto tampone, anche la finta sanificazione del palazzo ha lo scopo di truffare chi ci casca o di entrare in casa. Dei finti volontari dell'associazione comunale contattano le persone telefonicamente, avvertendo per una immediata sanificazione del condominio per un sospetto caso di Covid-19. Dall'elenco telefonico ho recuperato alcuni numeri di telefono. Guardate cosa è successo. Sì, buongiorno, sono un volontario dell'associazione comunale. La sto contattando per avvertirla che oggi alle ore 15 passeremo a sanificare il palazzo per un caso sospetto di Covid. Ah, quindi nel nostro palazzo? Sì, ci è stato segnalato che ci sono dei casi sospetti e dunque noi dobbiamo venire a sanificare l'intero palazzo e tutte le parti comuni. Ho capito, non lo sapevo. Se vuole possiamo sanificare anche il suo appartamento. Guardi, questo è un servizio gratuito dal comune. Ovviamente lei dovrebbe gentilmente aspettare nel pianerottolo. Ci vorranno 5-10 minuti e poi sarà tutto pronto. Va bene, sei bravo, c'è un problema. La sto contattando per avvisarla che oggi alle ore 15 verremo a sanificare il suo palazzo per un caso sospetto di Covid-19. Ma noi siamo così pochi, non sapevo che ce l'abbiamo un caso. Ci è stato segnalato ieri, quindi anche noi non lo sapevamo, per questo motivo dovremo effettuare la sanificazione. Va bene, va bene. Ok, va bene. Possiamo effettuarlo anche nel suo appartamento. Perfetto, ma è dannoso per animali? Perché io no, non è un coniglio. No, non è assolutamente dannoso, non si preoccupi, ed è comunque un servizio gratuito. A sanificare il palazzo. Il mio palazzo? È un servizio gratuito dal comune. Non lo sapevo. Sì, adesso stiamo avvisando tutti i cittadini. Ovviamente lei, se vuole, possiamo sanificare anche il suo appartamento. Il mio? Sì, sì. Dovrebbe aspettare al pianerottolo perché giustamente ci metteremo 5 minuti per sanificare tutta l'area e poi può rientrare tranquillamente. Va bene. Non lo sapevo. Perché abbiamo scoperto che c'è un caso sospetto di Covid-19. Ah, ma mi dica una cosa, io devo essere presente in casa? Beh sì, se c'è qualcuno a casa è meglio. Ah, capisco. Quindi suonerete a casa? Sì sì, infatti vi stiamo avvertendo proprio adesso, così alle ore 15 voi siete pronti. Verremo a sanificare il vostro palazzo per un caso sospetto di Covid-19. Scusi, ma volontario di cosa, scusi? Io sono volontario del comune, dell'associazione comunale. Guardi, io sono un volontario della protezione civile, ma mi può dire il nome e cognome per cortesia, scusa, perché io non ne prendo. Ah, lei fa parte della protezione civile? Perfetto, allora guardi, le faccio una domanda. Lei sa che adesso sta girando una truffa con dei finti volontari del comune che chiamano le persone con la scusa di sanificare il palazzo. Lei lo sa di questa truffa? No, no, non ne so niente. In realtà non è vero che io sono un volontario, volevo solo vedere come reagiscono le persone, quindi... Ho capito, comunque grazie dell'informazione perché questa poi è una cosa che forse no... Più persone sanno, meglio è. E mi raccomando, state attenti e avvisate tutti quanti.